siamo sempre qua, sempre alla sagra dell'asino con il sindaco Lorenzo Di Balzo. Benvenuto signor sindaco. Grazie, buongiorno e benvenuti a voi. Siamo alla quinta edizione della Sagra dell'Asino, un evento nato come una scommessa tra gli amici dell'associazione Allevatori Asini, è nato un po' in sordina ma che sta riscuotendo un discreto successo. Anno dopo anno gli eventi collegati alla festa aumentano, quest'anno abbiamo avuto la parte culturale in fase di apertura con l'inaugurazione della mostra sulla Galta Rossa, siamo poi passati alla giornata ecologica di sabato di ieri e oggi per la prima volta ospitiamo questa gara di corsa in montagna proprio questa mattina, domenica mattina, che dà un ulteriore lustro al nostro paese e in particolare a questa festa. Si chiuderà poi ancora domani sera con un'altra news, cioè il primo raduno a livello di cena di tutte le associazioni di paese che si ritroveranno proprio qua sotto il tendone per un momento conviviale. Ha parlato di scommessa, inizio intervista, di una scommessa vinta, perché l'affluenza di pubblico è veramente numerosa oggi domenica mattina. Ma direi proprio di sì, anche perché è una festa un po' fuori dai periodi canonici e quindi l'incognita, la scommessa è sempre quella di riuscire a portare comunque la gente a metà ottobre in un clima che chiaramente, come vedete, sta già cambiando, portarla ancora fuori all'aperto a visionare i mercatini piuttosto che a stare insieme in compagnia, e mi sembra che anche quest'anno, nonostante il tempo oggi sia un po' critico, ci siamo riusciti, quindi i miei complimenti sicuramente all'organizzazione, l'amministrazione, il Comune di Varzo ha patrocinato questa festa, collabora con questo evento chiaramente, vuoi per i riscontri appunto ecologici, culturali, e vuoi perché è un altro momento di aggregazione forte del paese che segue sostanzialmente l'evento principale annuale che è l'Aprile Varzese. Signor sindaco, prima parlava di allevatori, quindi parliamo di agricoltura che per il nostro territorio è fondamentale. Ma senz'altro, teniamo presente che purtroppo nel corso degli anni è andato un po' scemando e si è ridotto molto il numero di capi di bestiame che inalpano sulle nostre montagne. Proprio novità di questo periodo, probabilmente da un altro anno avremo in valle una grossa cooperativa che porterà parecchie decine di capi di bestiame nuovamente in Alpe, in particolare all'Alpe Veglia. È uno stimolo forte anche ai nostri allevatori, perché speriamo che con l'arrivo di un traino forte come quello che può essere una cooperativa organizzata si possa risvegliare anche nei nostri la volontà, il desiderio di fare agricoltura e di farlo a un certo livello. Ricordiamo infatti che oggi per i piccoli è sempre più difficile sopravvivere, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto burocratico, normativo. Probabilmente invece, avendo un punto di riferimento forte e organizzato, la nostra speranza è proprio quella che si possa di nuovo fare dell'agricoltura vera La crisi non aiuta. Assolutamente la crisi non aiuta, ma probabilmente questi segnali che ci arrivano proprio dalla riscoperta di queste tradizioni stanno anche a significare che la gente, nonostante la crisi, anzi forse in virtù della crisi, sta cercando nuove vie di sbocco e nuove possibilità di lavoro, e per le nostre zone sicuramente questa è una di quelle. Quindi lunga vita alla Sagra dell'Asino, e noi la ringraziamo signor sindaco. Grazie a voi e grazie ancora per la vostra partecipazione e per il fatto che possiate dare riscontro al territorio anche in questo modo.